video. Allora, in questo video facciamo un vlog per Capodanno. Faremo un Get Ready with Us per la serata di Capodanno, quindi ci prepareremo insieme a voi da tutto, dai capelli, il trucco, facciamo vedere un po' come ci vestiamo e poi alla fine facciamo vedere anche un po' quello che facciamo in breve. Molto Molto ristretto. ristretto, cioè è più la parte della preparazione che la parte della serata. Per chi ci ha seguito su Instagram abbiamo già messo delle storie, quindi avete già visto qualcosa. Prima di lasciarvi al video, non scordate di iscrivervi al canale e mettere like a questo video. E quindi niente, adesso vi lasciamo al video. Ok, allora per adesso io e Mate abbiamo messo soltanto l'eyeliner e il mascara. Mate adesso è un attimo di là. Adesso devo fare la piastra. Per Capodanno ho deciso di fare i capelli tutti ondulati, proprio con le onde, non boccoli, così tanto per cambiare perché ce l'ho sempre o lisci così o con i boccoli. Quindi questa non l'ho mai provata, me l'hanno regalata per Natale. Adesso devo decidere la grandezza delle onde. Poi una volta che l'ho decisa mi faccio fare tutta la piastra. Farò aiutare perché così ci sto meno tempo. Per il davanti non ci sarebbero nemmeno più tanti problemi. Il problema è dietro che appunto ci metterei di più per farli tutti a modo dall'alto, se no magari li faccio bassi e qua alti. Quindi vi faccio aiutare, così faccio prima. Allora, per prima cosa metto lo spray protettivo per i capelli, per non bruciarli, tipo cerco di metterli un po' ovunque. E poi dopo li ripettino tutti. Soprattutto li metto alle punte perché magari si sciupano più in fretta. Iniziamo con la prima sciocca. Ho sempre l'ansia di iniziare a fare la piastra, soprattutto davanti, perché se sbaglio è proprio il punto destinato di più. Questo tipo di piastra la faccio proprio dal più in alto possibile, se no è brutta. E poi piano piano ci state un po' e poi scorrete giù. Allora, adesso vi faccio anch'io i boccoli. Ho acceso la piastra appunto per fare i boccoli e devo ancora finirmi di truccare, ho soltanto fatto gli occhi e dopo ci continueremo a truccare insieme. Allora, ho fatto i capelli, secondo me sono venuti benissimo. Ho usato la nuova piastra che mi hanno regalato a Natale. Adesso finisco di truccarmi insieme a Cami. Abbiamo messo il correttore, adesso andiamo a mettere il bronzer. Io sto mettendo invece l'ombretto. Sono Ah, sempre gli questo step molto coordinati. In realtà il trucco è quello di sempre. Magari adesso aggiungo un po' più di brillantini, ma nuovo. Sì. davvero lasciamo lo stesso. Tutte le volte che si va a ballare è sempre lo stesso. Quindi vabbè, alla fine non siamo stati a far vedere tutti i procedimenti, tanto in ogni video trucco ripetiamo sempre le stesse cose. Esatto. Ovviamente, indovinati, siamo in ritardo. Mega Mega ritardo. ritardo, perché per Capodanno bisogna uscire per cena e noi dovremmo iniziarci a truccare tipo alle 3 del pomeriggio per essere pronti per cena, in pratica. Ma più che altro con tutte le cose che dobbiamo fare, non mi sono preparata. I vestiti prima, gli In realtà abbinamenti, abbiamo quindi. iniziato a truccarci alle 6, ma tra fare i capelli e tutto abbiamo perso tempo. Quindi è proprio stato inutile. Dai, vabbè, almeno il mascara e l'eyeliner l'avevo Avevo messo. pensato di anticiparmi in qualche modo, tipo è da ieri che mi sto preparando per anticiparmi, perché sapevo che sarebbe arrivato questo momento di ritardo. Ma i capelli, visto che così ondulati, non ci posso dormire, perché se ci dormo una notte si schiacciano già tutti, cioè. Tipo, capelli era una cosa che dovevamo fare all'inizio, ma oggi è uscito un video, quindi siamo dovuti stare anche dietro al video, perché altrimenti. È Non ero vero, in il questa video dei regali condizione. di Natale, perché non l'avevamo ancora pubblicato. Quindi prima del 2024 abbiamo pubblicato appunto questo video, proprio l'ultimo giorno, e quindi ci ha preso Se no domani due nessuno l'avrebbe guardato, perché domani siamo tutti KO. orecchie. Fuori. Non so neanche come sto sfumando. Ma anch'io, mamma mia. Poi questo è il trucco dove bisogna fare più attenzione, ma noi lo stiamo facendo in corsa. Mi sento male. Però grazie alla nostra pratica andremo più veloci. Tranne la mia pratica per l'eyeliner, che resta sempre quella, eh. Lei fa veloce, io per l'eyeliner continuo a metterci allo stesso tempo, cioè. Ci dobbiamo mettere lacca con i becchini, profumo e spray brillanti naso. In più brillanti agli occhi, guarda. Io ho messo già gli orecchini nuovi. Già, gli orecchini. Ah, poi mi devo anche mettere tutti gli accessori, certo, come no. Poi, Vado a cosa devo mettere fare? adesso il blush, dopo vado a mettere la cipria, perché, boh,
Mi piace di più questo effetto, non so perché una volta sbagliai, oddio quanto l'ho messo. Mi serve, boh, avanti. Adesso vabbè, tanto ve lo dico, a volte esagero con il blush, però grazie alla cipria, cioè la cosa si diventa un po' meno accentuata. Facciamo un time lapse adesso? Vai. Adesso facciamo un time lapse perché mi metto la righina dentro l'occhio dell'eyeliner. Mi metto un po' l'ombretto. Ho messo dei brillantini così glitterati multicolor, visto che il mio vestito è multicolor, così ci sta alla grande. Poi andremo ad appiccicare anche i veri e propri brillantini. Adesso ho fatto un po' di ombretto e vado a fare la lineetta interna con l'eyeliner. Ho fatto le labbra, non sono fatte benissimo al 100%, però vabbè dai, per essere di fretta va anche bene. E niente, adesso mi vesto e scendo. Abbiamo messo sul letto i nostri outfit, così è come ci vestiremo. Io ho scelto questa tutina che è di Shane, con la borsetta anche questa di Shane, e questi tacchi scoperti, sì, vabbè. Avrei preferito uno stivaletto, però ci stava proprio bene con la tutina, i tacchi aperti, quindi vabbè. Resisterò al freddo e li metto comunque. Invece è il mio completo, anche io completo e borsetta di Shane, che ho abbinato con questi stivaletti che ho preso da Abbigliamento Jessica. Sono altissimi, infatti voglio vedere come ci sto tutta la sera, però erano gli unici che si abbinavano un po' di più. E niente, sono tutti così bianchi e argentati che riprendono appunto la borsetta, anche se il completo è multicolor, perché comunque non potevo avere una borsetta multicolor, cioè non credo nemmeno che esista. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, puntati verso l'alto perché chi accende per il primo? Accende? Ore per farlo. Vai. Ma io non vedo se metti la mano, sì, poi ti brucio la... Faccio io, vai. Mamma mia. Via. Oddio. Questo è il risultato dei nostri botti. Wow. Spero che vi sia piaciuto. Io vi dico soltanto che avevo fatto tutti quei boccoli stupendi. Questo è il risultato. Vabbè, io l'ho dovuto ripassare adesso. Camilla, un po' ripassati, però la base c'era. Io proprio c'era già, ma sono diventata liscia. Boccoli liscia.
tutto lo sforzo. Tutto lo sforzo, in ritardo, per niente. No, perché poi già proprio la sera stessa sì, c'era sciati. Tanto vento, eravamo fuori, c'era il vento. L'umidità forse... aveva anche piovuto, pioveva e smetteva, quindi... Vabbè, è andata così anche perché abbiamo i capelli spaghetto, perché più freddo fa più che i nostri capelli sono più lisci e quindi ovviamente non tiene la piastra. Vabbè. Non è il momento giusto di fare la piega mossa. No, infatti poi avrei dovuto forse mettere ancora più lacca di quello che insomma avevo messo. Insomma, se il video vi è piaciuto mettete like, commentate e iscrivetevi al canale. Scriveteci nei commenti cosa avete fatto invece voi per Capodanno, un po' come l'avete passato voi. E quindi niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!